Buon pomeriggio a tutti, ben trovati a questa 13ª edizione del Festival Francescano. Anche quest'anno il tema che ci accompagna è il tema dell'economia gentile, il mondo è di tutti. Diamo subito il via a questo spazio dedicato alle Fast Conference, mini conferenze in cui diamo vita ad esperienze, a progetti, a testimonianze, a racconti di vita che ci aiuteranno a riflettere e a conoscere esperienze diverse, esperienze che hanno tutte a che fare con l'economia gentile. Passo subito la parola a Valentina, che ci aiuterà nella presentazione delle prime due Fast Conference. Grazie, Suor Valeria. Iniziamo subito con la testimonianza di due persone molto care al Festival Francescano, Luca Tentori, giornalista della Diocesi di Bologna, e Caterina Fornasini, nipote di Don Giovanni Fornasini, che sarà beatificato a Bologna il prossimo 26 di settembre. La testimonianza di Caterina sugli ultimi mesi di vita dello zio, prete ucciso a Montesole nel 1944 durante la guerra, e l'inquadramento storico di Luca Tentori. Intanto do il benvenuto sia a Luca che alla signora Caterina e iniziamo con la prima domanda a Luca. Chi era Don Fornasini? Intanto buongiorno a tutti. Don Giovanni Fornasini era un prete e ha fatto quel che doveva fare, cioè il prete, stare vicino alla sua gente, portare il Vangelo, difenderla, portare speranza e carità e tanta fede. E l'ho fatto fino all'ultimo, in un periodo particolarmente difficile come quello della Seconda Guerra Mondiale, e per questo ha dato la vita. Le sue date sono subito dette. Nasce a Pianaccio, in comune di Littano in Belvedere, un paesino dell'Appennino bolognese, nel 1915. Dopo qualche anno, per motivi di lavoro con la famiglia, si trasferisce a Porretta Terme. Lì, dopo frequentando la parrocchia, sente la chiamata al sacerdozio e passa così in un percorso di 11 anni all'interno dei seminari della diocesi di Bologna. Un percorso non facile perché deve affrontare tante fragilità e tante problematiche, a cominciare da quella della povertà, ma anche quella dei problemi di salute e nelle difficoltà anche nell'apprendimento scolastico. Ma questo non lo scoraggia, anzi rinforza il suo animo e farà diventare e crescere lui quella sensibilità nell'aiuto verso gli altri. 1942 viene ordinato sacerdote e subito mandato come parroco a Sperticano, dove già da un anno esercitava il suo ministero come diacono. Sperticano, un piccolo paese di 300 abitanti, alle falde di Montesole, un nome che tristemente conosciamo perché lì la storia ha picchiato duro e ha cambiato addirittura la geografia. Sappiamo che è stato teatro tra la fine del settembre del 44 e l'inizio di ottobre di uno dei più grandi, se non il più grande, massacro di civili in Europa da parte dei nazisti. Quasi 800 vittime, per la maggior parte donne, anziani, bambini, persone indifese. Don Giovanni fino all'ultimo dalla sua parrocchia cercava di aiutare tutti, di difendere tutti, di dare la sua vita in cambio di quella dei condannati o dei rastrellati, fino a quel 13 ottobre 1944, quando la vita purtroppo la donò, la perse, ma in un gesto d'amore, in un atto di donazione, perché fino all'ultimo ha voluto stare vicino alla sua gente. Poi nel 1951 gli viene riconosciuta la medaglia d'oro al valore militare. Poi, come su tante di quelle vicende, cala un po' la nebbia. E allora solo la tenacia dei parenti e successivamente delle popolazioni, dei reduci, di coloro che riservano nel cuore il suo ricordo, e poi della Chiesa di Bologna negli anni Ottanta, che piano piano si riallacciano i fili di una memoria, i fili di un discorso che si era interrotto. Si riapre il processo diocesano di beatificazione, lo si chiude nel 2011 e poi, lo scorso 21 gennaio, la sorpresa, Caterina, perché viene data la notizia che è stato riconosciuto martire della fede. Domenica prossima la beatificazione in San Petronio. Questo in poche parole, la vita di Don Giovanni, che ha speso tutto per gli altri come prete della Chiesa di Bologna. Una vita davvero piena, intensa, anche se è morto giovanissimo. E chiediamo, intanto ringraziamo, ecco, la presenza di Caterina e Grazie a voi.
Che ricordo ha dello zio? Che cos'è successo negli ultimi giorni di vita di Don Fornasini? Dunque, il ricordo dello zio era... Io ero piccolina, avevo 4 anni, era sempre in movimento e cercava di aiutare tutti, generosissimo, generosissimo. Lui, chi veniva alla porta, lui accoglieva e aiutava tutti. Cosa è successo nell'ultimo periodo, a fine settembre, il mese di settembre, lui ha solo seppellito, cioè lo chiamavano, lui correva, ma non aveva permessi, non poteva andare su a Montesole, lui era in giro anche per dai comandi tedeschi e venne anche a Bologna dal Nasal di Rocca e il Nasal di Rocca disse non tornare su, rimani qui con noi, è pericoloso, e lui disse finché ho un parrocchiano io vado, finché ce n'è uno io, il mio posto è lì. Noi in canonica avevamo gli sfollati, però delle cose brutte di guerra i tedeschi noi non li abbiamo mai avuti, venivano, controllavano, andavano in camera a vedere se c'erano degli uomini, ma delle brutte cose niente. E poi ci fu la mattina del 13 di ottobre, perché, in seguito ad una serata di Baldoria, sì, certo, perché, i soldati tedeschi. Perché l'8 ottobre presero possesso lì nella canonica, la SS, un capitano piccolino, me lo ricordo, era brutto, 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 grasso, e dovemmo lasciare le nostre camere per loro e le donne dovevano preparare il mangiare, fare quello, lavare per loro. Cos'è successo? Che il 12 il capitano chiede alle donne della canonica di preparare dei dolci perché lui compiva gli anni e voleva fare la festa e pretendeva anche di chiamare delle signore, delle donne, e lo zio non si oppose, disse sì, va bene, però ci sono anch'io con loro. Infatti ci fu festa quella sera e il mattino dopo, il 13 ottobre, il capitano, erano puntuali alle 8 del mattino colazione, mezzogiorno, alle 12 pranzo e alle 18 cena, alle 8 in punto arriva e chiede alla mia mamma, il pastore è a letto ancora. Allora lui fece capire che avevano l'appuntamento per andare su a Montesole perché aveva dato l'ordine che poteva seppellire i morti su a Montesole. Allora la mia mamma lo andò a chiamare, lui proseguì da solo, il capitano su a Montesole, però quella mattina lo zio, non so, era distrutto o non aveva dormito o aveva tanti pensieri. Poi in questo corridoio che chiedeva alla mia mamma di preparare l'aspergis, di preparare il libro delle preghiere, di preparare le cose che servivano per seppellire i morti, la nonna si attaccò al collo e ricordo il pianto disperato che diceva Giovanni non andare, ti ammassano, e lui diceva debbo andare mamma, debbo andare, sì, stai tranquilla, debbo andare, e le ultime parole che io mi ricordo che la mia mamma disse, ma Don Giovanni quando torna mi vedrete, e se ne andò. Arrivati in fontana, prima di prendere il sentiero per andare su a Montesole, incontrò due signore, due parrocchiane, e anche loro chiesero, non vada Don Giovanni, non vada, la massano, e lui prese mostrò la corona del rosario, disse questa è la mia arma, state tranquille, e poi partì.
Ecco, da allora Don Giovanni purtroppo non tornò, la sera purtroppo i soldati ammisero, Sì. pastore Caput, il suo corpo, il corpo di Don Giovanni, fu ritrovato dal fratello quasi un anno dopo, alla liberazione avvenuta il 22 aprile del 1945. Grazie di questa testimonianza che è sempre toccante, sempre intensa. Le faccio un'altra domanda, Caterina. Quale eredità e quale attualità la figura di suo zio può regalare alla Chiesa e al mondo di oggi? La carità, la disponibilità, ripeto ancora, la carità. Tutti, La carità verso tutti, perché accoglieva tutti in parrocchia. tutti, 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 parrocchiani, non parrocchiani, qualsiasi persona chiedeva, lui correva e andava. Sempre, sempre disponibile, la disponibilità, è generoso con tutti, con i parroci vecchi che non ce la facevano, lui correva a aiutarli, con gli ammalati, se aveva un minuto correva, si è speso veramente, se penso, che subito dopo la guerra, in un martirio, perché Marzabotto c'è stato il martirio, subito Don Giovanni Fornasile, l'angelo di Marzabotto, che se chiedevano Fornasini chi è, forse non lo sapevano, però se diceva l'angelo di Marzabotto, ah, quel pretino lungo, magro, secco, e tuttora adesso è chiamata ancora l'angelo di Marzabotto. Torniamo insieme e chiediamo al tecnico di poter condividere il video su Don Fornasini. Domenica 26 settembre è la data scelta per la beatificazione di Don Giovanni Fornasini. Lo ha annunciato l'arcivescovo in accordo con la Congregazione per le cause dei santi. La cerimonia alle ore 16 sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, e concelebrata dall'arcivescovo. È un ulteriore dono che arricchisce la nostra Chiesa, ha affermato il cardinale Zuppi, ed è un segno importante in questo momento di difficoltà e di prova, perché come Don Giovanni Fornasini ha vissuto la pandemia della guerra, anche noi oggi possiamo vivere questo tempo di pandemia. Questo evento si colloca dentro a un cammino più ampio della Chiesa di Bologna, ha detto invece Don Angelo Baldassarri, responsabile del Comitato Diocesano per la beatificazione di Don Giovanni Fornasini. Nell'eccidio di Montesole la storia ci parla e ci interpella, anche sull'oggi, sulle cause della violenza e su chi soffre ingiustamente. È una memoria che ci spinge a rinnovare la nostra vita e riscoprire il centro della fede cristiana. La notizia del giorno in cui Don Giovanni Fornasini sarà beatificato giunge a completamento di quella del 21 gennaio scorso, quando Papa Francesco aveva autorizzato la Congregazione della Causa dei Santi a promulgare il decreto che ha riconosciuto il martirio in odio alla fede di Don Fornasini nei giorni successivi alla strage di Montesole durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Arcidiocesi di Bologna, accogliendo con gioia la notizia, ha approntato un programma in preparazione all'evento. Durante i mesi estivi, in vista della beatificazione, il Comitato Diocesano propone alcune celebrazioni sui luoghi delle sue prime messe. Maggiori dettagli e aggiornamenti sulla pagina del sito della Chiesa di Bologna, dedicata appunto a Don Giovanni Fornasini. Abbiamo visto anche nel video uno dei simboli che caratterizzava Don Fornasini, gli occhiali tondi che poi sono stati ritrovati. Prima di salutarvi faccio l'ultima domanda a Luca, che è un po' la domanda che collegherà tutte le Fast Conference. In che modo gesti e azioni concrete possono contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti? L'esempio di Don Giovanni Fornasini, come diceva prima la nipote Caterina,
che visse con lui per 2 anni, dal 42 al 44, nella canonica di Sperticano, questo donarsi a tutti. Lui visse principalmente il suo ministero solo in periodo di guerra, dal 42 al 44, però si spese, trovò la soluzione anche in quella situazione difficile per esercitare il suo ministero. È un incoraggiamento anche oggi per le tante delle parti del mondo in cui ancora c'è la guerra, in cui c'è bisogno ancora di amore e un amore verso tutti. Vi ringrazio infinitamente a nome mio, ma soprattutto a nome del Festival e a nome di tutte le persone a cui avete regalato questa importantissima testimonianza. Saremo insieme, ed è una gioia ancora più grande, domenica per la beatificazione di Don Fornasini. Grazie ancora, buon Grazie, pomeriggio. grazie, 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 arrivederci. arrivederci. Riprendiamo con la seconda Fast Conference e andiamo ad incontrare Marta Avesani, laureata in cooperazione internazionale presso l'Università degli Studi di Padova nel 2012, con il forte desiderio di contribuire a lasciare il mondo un po' migliore rispetto a come lo si è trovato. Oggi è una libera professionista e lavora come consulente e formatrice in ambito di sostenibilità, economia, del bene comune, in tre importanti filoni: accompagnare le imprese nella trasformazione verso modelli di impresa generativi per le persone e per l'ambiente, rafforzare le competenze di sostenibilità e cittadinanza locale nelle giovani generazioni, supportare i cittadini nello sviluppo di progetti di comunità orientata al bene comune. Do il benvenuto a Marta Avesani. Ciao Marta. Forse c'è qualche problema all'audio, cercheremo di sistemarlo nell'immediato. Nell'attesa aggiungo anche alla tua presentazione che sei vicepresidente della Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia, cofondatrice e vicepresidente dell'Associazione Verso Verona Sostenibile. Quindi direi di aver completato a pieno la presentazione. Vedo che mi sorridi, quindi spero che tu mi stia sentendo. Perfetto. Attendiamo un attimo, intanto che i nostri tecnici efficientissimi riescano a creare il collegamento. Rimaniamo in attesa, intanto vi condivido le informazioni che le prossime Fast Conference, che sono in batteria di 4 testimonianze al giorno, ci saranno anche nelle prossime giornate. Vi invitiamo sempre alle 14, vi invitiamo in Piazza Maggiore a Bologna e se non vi fosse possibile a vivere i vari eventi online attraverso il sito del Festival Francescano. Rimaniamo in attesa un attimo, chiedo. Perfetto, mi è appena arrivata l'informazione, passo allora la parola a Suor Valeria nell'attesa di riprendere il collegamento con Marta, la quale vi presenterà. Eccoci, allora andiamo avanti e presentiamo un'altra esperienza, l'esperienza della Bottega della Loggetta, che si trova in piazza 2 Giugno a Faenza, che è un'iniziativa nata dal progetto dell'Associazione dei genitori dei ragazzi Down, per rendere protagonisti attivi alcuni giovani con disabilità. È un laboratorio-negozio dove ogni azione, ogni scelta, ogni relazione diventa un'occasione educativa per lo sviluppo del potenziale cognitivo, affettivo e relazionale di questi giovani che hanno desiderio di una vita autonoma e indipendente.
Oggi è con noi la referente della Bottega della Loggetta, Jennifer Bertaccini, insieme ad alcuni ragazzi che fanno parte del progetto. Ciao Jennifer. Salve, ciao, con Ciao. noi c'è Luigi oggi, ciao a tutti, con Ok. noi oggi c'è Luigi che mi aiuterà in questa conferenza. Bene, benvenuto anche a Luigi. Allora, Ciao. Jennifer, Sì? vi chiediamo di presentarci un po' la vostra esperienza in maniera molto breve e dopodiché facciamo partire il video che so che avete preparato insieme ai ragazzi. Esatto. Lascio la parola a Luigi che vi spiegherà un po' la bottega e quello che facciamo appunto in questo negozio laboratorio. Buon pomeriggio a tutti, vi spiego in breve come funziona questa bottega negozio. È una bottega che è un negozio che è nato da un'associazione di genitori dove all'interno vogliamo noi commessi assieme agli operatori, tra cui la Jennifer, dove cerchiamo di relazionarsi con le persone attraverso la vendita dei prodotti che noi vendiamo. Sono prodotti biologici a chilometro zero. E poi abbiamo anche dei prodotti per l'igiene e per la persona, e con lo scopo di relazionarsi con le persone e anche fra di noi per essere più autonomi e indipendenti. Bravissimo. E se c'è Bene. l'occasione vi aspettiamo qua. Grazie Luigi per la presentazione di ciò che fate. Adesso approfondiamo la vostra realtà attraverso questo video che avete preparato, quindi chiedo al tecnico di mandare il video. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Giusy. Io mi chiamo Tommaso. Ciao, sono Rossana. Io mi chiamo Luigi. Ciao Giusy, cosa fai nella vita? Lavoro alla bottega della Loggetta e in una scuola materna a Imola. Vivo da sola con i miei compagni. Grazie al progetto provo a vivere da solo di GRD in collaborazione con la Papa Giovanni. Io lavoro alla bottega della Rosetta Difensa. Io pratico nuoto e paskin. Luigi, che cos'è la bottega della Loggetta? La bottega della Rosetta è nata 8 anni fa, perché è un negozio laboratorio fondata dalla GRD, genitori di ragazzi con disabilità. È un negozio laboratorio dove noi commessi vediamo prodotti biologici e a chilometro zero del territorio di Faenza. Giusy, che cosa vendiamo in bottega? Vendiamo prodotti del mercato ecosolidale di Libero Mondo, prodotti biologici e vegani della Saponaria, prodotti senza glutine di Rustichelli, del vino buonissimo delle nostre campagne faentine,
come Pinzan e Sabiona. Il miele dell'apicoltura delle parti detersivi alla spina o vicina natura porta chiavi dell'habitat di Aladino paste e succhi della madre terra. Ma non solo, vendiamo anche prodotti per la casa, prodotti per l'igiene personale, loggia chischica, questo per fare in modo che sia i commessi che gli operatori si allenano a relazionarsi con i clienti e, come ho appena detto, adesso anche all'interno della bottega con i clienti. E quindi impariamo anche, per esempio, come gestire le simulazioni, come gestire la parte tecnologica, quindi via computer per i fornitori, le varie pulizie che ci sono da fare, che queste cose si agevolano per essere più autonomi. La bottega della Lugeta è anche una palestra di vita per noi commessi. Ci alleniamo ad imparare il valore dei soldi a contarli, ci alleniamo ad imparare a servire al meglio i clienti. Sì, alleniamo a mantenere la bottega pulita e ordinata. Sì, alleniamo imparare le cose nuove, tecnologie, come per esempio il sessionale e i nuovi metodi di pagamento. In bottega ci alleniamo a fare inventari, ordini e a tenere rapporti con i nostri fornitori. Come realtà commerciale cerchiamo di essere presenti agli eventi e alle manifestazioni organizzate nel rapporto di Faenza. Facciamo mercatini, organizziamo buffet, facciamo anche servizio come camerieri e baristi. Vi aspettiamo alla bottega della Lugeta, spero che siate numerosi. Grazie Jennifer, grazie a tutti i ragazzi per questo contributo, per la loro voce carica di entusiasmo. Perché davvero è molto bello percepire attraverso le loro voci il grande progetto di inclusione che state vivendo con loro, facendo emergere tutte le loro potenzialità. Allora vorrei chiedere a te, Jennifer, e anche a Luigi se ha voglia di rispondere a questa domanda. In che modo gesti e azioni concrete possono contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti? Allora, se posso rispondere io, Luigi, allora di sicuro con dei gesti di gentilezza, di inclusione, quindi aiutare gli altri, educare e accompagnare, quindi essere gentili con tutti, di scambio, avere uno scambio reciproco e una sana di una buona comunicazione con tutti, perché credo che bisogna anche aiutare il prossimo, che anche l'affettività e voler bene alle persone, e come si insegna il Signore di amare il prossimo come si stessi. Grazie Luigi.
Prego. Jennifer? A voi. Sì? Vuoi aggiungere anche tu qualcosa? Beh, diciamo che Gigi è stato abbastanza esaustivo nella risposta. Io sono d'accordo con lui nel senso che i gesti, la gentilezza, il saper accompagnare, il saper includere sono fondamentali per avere un mondo che sia di tutti. E io penso che i miei colleghi, la GRD stessa lo sta facendo e quindi è un vero onore lavorare con questi ragazzi e con anche con le famiglie. Allora ancora grazie Jennifer, grazie Luigi, grazie a tutti i ragazzi, grazie per questa bella esperienza di vita piena che ci avete raccontato e che state vivendo. E allora invitiamo ancora tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi è nei dintorni di Faenza, a passare dalla vostra bottega, a passare dalla bottega della Loggetta, perché con qualsiasi tipo di acquisto si può diventare sostenitori di questo progetto bello, grande e dignitoso. Grazie, anche grazie ancora. Un saluto, noi aspettiamo. Grazie a voi. Benissimo. Buona giornata. Grazie anche a voi. Ripasso la parola a Valentina per la prossima Fast Conference. Eccoci di nuovo qua, è sempre bello incontrare nuovi amici e quindi ringrazio anch'io Jennifer e Luigi. E ritorniamo ad una amica che abbiamo già presentato e quindi do il benvenuto a Marta Vesani. Grazie, eccoci. Mi senti di adesso? Sì, benissimo, ottimo. Grazie anche ai tecnici. Grazie. Allora Marta, grazie, bentrovata. In qualche modo siamo insieme al Festival Francescano, quindi grazie della tua disponibilità. Inizio con la prima domanda, se sei d'accordo. È stata una presentazione lunga che per non dimenticare nessun passaggio ho letto per sicurezza e qui nascono un po' le curiosità. Come si è realizzato il tuo percorso dagli studi che hai fatto al lavoro che oggi svolgi? Ma allora io sono, diciamo, mi sono sempre interessata alle tematiche sia ambientali che sociali, un po' alle sfide del nostro tempo, fin da bambina, insomma, mi interessava informarmi su questi aspetti. E sono cresciuta nel mondo scout, quindi anche questo sicuramente ha aiutato a sviluppare, diciamo, una coscienza politica, appunto, di cura del bene comune molto forte. E da qui, appunto, ho deciso di iscrivermi a un corso di laurea in cooperazione internazionale, al termine del quale ho fatto un primo tirocinio, una prima esperienza da cooperante all'estero, e quando mi trovavo in Perù ho iniziato davvero a maturare, a toccare con mano il fatto che con questo lavoro io stavo andando a lavorare su tante conseguenze dei problemi. Io sono una persona molto molto, diciamo, analitica e sentivo proprio il bisogno di invece lavorare sulle cause e non sulle conseguenze. Mi rendevo conto che le cause mi riportavano di nuovo nel mio paese, non dall'altra parte del mondo, e per questo motivo ho deciso di proseguire i miei studi e di specializzarmi proprio in sviluppo sostenibile, proprio come un modello di vivere la società, di vivere l'economia, di vivere la relazione tra esseri umani e creato, che mettesse, diciamo, tutto il mondo e tutti i paesi sullo stesso piano diciamo andare verso la risoluzione di alcuni problemi in comune, non dividendo il mondo in nord e sud, ma rendendoci conto che siamo tutti interconnessi e interdipendenti. Mi sono quindi voluta specializzare in particolare sulla sostenibilità delle imprese, perché ho un po' preso consapevolezza che sì, io potevo andare in bicicletta e acquistare responsabilmente, ma se non si muove anche un mondo dietro molto molto impattante è difficile trasformare le cose, e quindi sono tornata a Verona, nella mia città natale, con l'idea di portare un po' tutto questo, queste competenze, queste conoscenze che avevo avuto il dono grande di poter imparare nel mio peregrinare in giro per l'Europa per i miei studi. E all'inizio nel mio territorio chiamavo le imprese del mio territorio e chiedevo: ma avete bisogno di qualcuno in azienda che si occupi di sostenibilità?
attività che vi aiuti verso una transizione sostenibile, ma molto spesso mi rispondevano: sostenibili che? Aspetta, cosa intendi? Oppure mi dicevano: ma sì, forse c'è qualcuno che fa qualcosa nell'area comunicazione, quindi qualcuno che comunicava la sostenibilità dell'azienda, ma senza avere qualcuno che si occupasse davvero prima di fare, di concretamente di trasformare. E quindi da lì ho capito che in realtà forse il mio territorio non era ancora pronto ad assumere, diciamo, e quindi a prendersi anche un rischio economico su un tema che era ancora così poco parlato, non come adesso, e ho capito che dovevo un po' prendermi il rischio, se ci credevo davvero a questo modello diverso, di provare a farlo prima di tutto mettendoci la faccia in prima persona. E così appunto ho deciso di aprire la mia partita IVA e di insomma iniziare un po' l'attività di formazione e consulenza che porto avanti sia nelle imprese che nelle scuole. All'inizio da sola, ma poi trovando pian piano varie reti e varie famiglie in cui mi sono inserita, a partire appunto dall'economia del bene comune, con un movimento internazionale di cui faccio parte, l'associazione Verso, Verona Sostenibile, che ha contribuito a fondare sul territorio per fare un po' rete con chi cammina verso il bene comune, lo sviluppo sostenibile, e anche una famiglia di consulenti di impresa che vivono con me la stessa missione, la stessa visione, la stessa vocazione di lavorare nelle imprese, non tanto con l'idea di aumentarne il profitto, quanto con l'idea di aiutarle a creare valore per tutti, a essere organizzazioni umane al servizio del bene comune, e il profitto arriva di conseguenza. Grazie intanto per queste belle parole, soprattutto per l'entusiasmo con cui tu ce le trasmetti. Passiamo alla seconda domanda. Quando ci siamo sentite la prima volta, hai unito due parole che difficilmente si sentono espresse insieme, che sono vocazione e profitto. Ti chiedo come queste due parole sintetizzano la tua esperienza di vita. Sì, allora vorrei, innanzitutto appunto vocazione e profitto è uno stimolo che mi ha chiamato molto Economio Francesco, che è poi appunto un'esperienza che ho fatto l'anno scorso e che stiamo continuando a fare come percorso. E mi ha fatto riflettere molto e rileggere molto anche un po' la mia storia. E mi è venuto in mente una storia di vita vera vissuta durante una formazione nelle scuole, in cui parlavo appunto del fatto di vivere il lavoro anche come missione, come vocazione, come modo di mettersi al servizio del bene comune, e per far arrivare i ragazzi a questo concetto ho provato loro a chiedere: ma quanti di voi fanno volontariato nella vita quotidiana? E in realtà quasi la totalità della classe ha alzato la mano. E poi erano ragazzi appunto verso la fine del percorso scolastico, e quindi stavano scegliendo il lavoro, l'università, e ho chiesto loro: ma quanti di voi vorrebbero avere un lavoro che gli permetta di avere un impatto positivo sulle persone, sull'ambiente, su una causa che vi sta particolarmente a cuore? E in realtà quasi nessuno ha alzato la mano, e anzi hanno detto: prof, noi non ci avevamo mai pensato che fosse possibile. E questo mi ha fatto riflettere moltissimo, no, sul fatto che siamo abituati a vivere una vita in due tempi, che rischia di essere un po' una vita da Andromaca, che di giorno tesse la tela e di sera poi la disfa, no? Quindi a volte con i nostri lavori rischiamo di andare appunto ad alimentare un mondo che magari in realtà noi non desideriamo. E questa è un po' la paura che mi ha sempre alimentata, ecco, quella di non poter vivere appieno la vocazione anche nella dimensione lavorativa, e quindi anche nella dimensione economica, e quindi in qualche modo di avere l'idea di sopravvivere, di guadagnarmi da vivere sulle spalle degli altri. Quindi ecco, questo stimolo vocazione e profitto mi sono sempre stati vicini in questi termini, e il fatto di poter lavorare proprio sul tema della sostenibilità mi ha motivato, nel senso che mi ha fatto capire che è possibile lavorare servendo, anche se magari non si è medici, infermieri, quelle classiche professioni in cui è proprio tangibile e concreto l'apporto verso il bene comune, verso l'altro che si ha. E se vogliamo provare proprio in due secondi a definire, anche per aiutare chi ci sta ascoltando, la vocazione è il mio significato, è il mio perché, il perché sono in vita, il perché voglio agire, cosa mi sento di contribuire. Il profitto è semplicemente poi il ritorno economico che ne ho. Ecco, sto riflettendo molto su questa cosa e mi rendo conto che dire che il profitto è il ritorno economico è assolutamente riduttivo. Il profitto è il valore che si riesce a creare, e che è valore prima di tutto per gli altri.
altri. Quindi in qualche modo il profitto è la vocazione in azione. Grazie Marta. Hai menzionato Economy of Francesco. Quali sensazioni e insegnamenti ti ha dato il partecipare e il continuare a lavorare per questo evento mondiale? Ma innanzitutto tanta emozione. Mi ricordo in realtà che fin da bambina sognavo ogni tanto di farmi una chiacchierata con il Papa, non so perché. E quindi sapere che Papa Francesco pensava ai giovani e che pensava ai giovani con l'idea di chiacchierare con loro delle tematiche che mi stanno a cuore da sempre, mi ha suscitato un'emozione fortissima. Io non ho mai incontrato Papa di Francesco così come se fosse seduto vicino a me, però la sensazione è stata comunque di un sogno che si realizzava e di finalmente i riflettori puntati nella direzione che io ritengo giusta e che ritengo benefica, ecco, per tutta l'umanità. E è stato poi anche un modo per sentirmi molto più coraggiosa, sentirmi meno sola, nel senso che molto spesso, soprattutto i primi tempi in cui andavo in azienda, avevo paura di essere tacciata di idealismo, perché un po', insomma, giovane, donna, laureata in cose un po' strane, il rischio era questo, e quindi mi ponevo sempre in modo molto anche oggettivo, cercando di dimostrare in maniera anche scientifica che la sostenibilità comunque sarebbe tornata indietro anche come profitto, diciamo, per le organizzazioni. Economy of Francesco, avendo dato tanto peso a questi temi, come anche altri eventi che stanno e altri avvenimenti di questo periodo, mi ha dato il coraggio anche di non andare più, diciamo, in azienda con il freno a mano tirato, avere il coraggio di pronunciare la parola etica, per esempio, no? Che è una parola che sembra relegata ad altre dimensioni della vita. E quindi, ecco, davvero ho preso più coraggio di rischiare, di osare e di parlare con franchezza delle cose che ritengo giuste oppure no, senza più paura di essere così tacciata di idealismo, di utopia, ecco. E poi un'ultima cosa, Economy Francesco mi ha aiutato tantissimo a rileggere il mio percorso alla luce proprio anche delle parole vocazione e profitto, quindi è stato per me davvero un momento di ascolto interiore, di rivisitazione della mia storia e di trovare in qualche modo anche un significato nella mia storia. Mi sono resa conto tanto che la vocazione non è solo questione di riconoscere i propri talenti e metterli a frutto per gli altri, ma che nella propria vocazione hanno tantissima influenza anche, per esempio, le ingiustizie che percepiamo, che osserviamo. Ecco, queste non vanno lasciate da parte perché negative, ma credo che vadano proprio ascoltate e curate in modo da trasformarle in bene e trasformarle quindi in senso generativo. Ancora grazie davvero Marta, è affascinante e anche rigenerante ascoltarti. Ti pongo l'ultima domanda, che come avrai sentito è un po' la domanda che fa da filo rosso tra tutte quante le nostre Fast Conference. In che modo, con quali gesti e azioni concrete si può contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti? Ma allora, questa domanda mi ha così colpito molto, perché pensavo appunto, mi sono focalizzata sulla parola sia un po' più di tutti, questo mondo un po' più di tutti, e mi veniva in mente il concetto proprio di bene comune e di beni comuni. I beni comuni che in realtà non sono solamente i beni che non hanno un proprietario e che quindi che magari sono lasciati a loro stessi o condivisi, ma credo che l'azione e l'esercizio che tutti possiamo provare a fare è quello di considerare qualsiasi cosa, sia essa fisica oppure relazionale, un bene comune. Quindi, non lo so, sono proprietario di una casa, sì, è vero, è mia la casa, ma la casa, se la abbellisco, poi è bellezza per tutto il vicinato. Se non so, faccio un intervento di rigenerazione o di efficientamento energetico, sarà di impatto positivo per tutto il mio quartiere a livello ambientale, per tutto il mondo. Il mio profitto, se è appunto valore creato, lo posso redistribuire. Perfino i soldi
soldi non sono solo miei, ma in realtà i soldi se li faccio continuamente circolare, che creano bene per tutti e che sono strumento di bene. Quindi provare davvero a esercitarci a pensare che qualsiasi cosa, anche se formalmente per la legge di nostra proprietà, in realtà non è solo nostra e possiamo curarla come se ce l'avessimo in prestito, proprio per far sì che sia un po' di tutti e che tutti prima o poi ne possano usufruire. Grazie tantissimo Marta, grazie per la tua condivisione, per la semplicità con cui hai espresso e hai condiviso alcuni passaggi della tua vita, quindi ti ringrazio davvero di tutto e ti auguro un buonissimo cammino. Adesso grazie. Lascio la parola a grazie infinite e lascio la parola a Suor Valeria. Concludiamo questo primo ciclo di Fast Conference con un super ospite, un ospite eccezionale, Elena Mora, vincitrice di oltre 50 premi letterari, vive a Parma, ha pubblicato a soli 11 anni il suo primo romanzo, Le cronache del Awad, una storia di amicizia e di coraggio, anch'esso vincitore di premi letterari. Grazie al romanzo Elena è stata anche invitata a partecipare a incontri e a fiere del libro. A 13 anni, nel 2021, ha pubblicato La stella in più, un romanzo di formazione ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. A marzo di quest'anno, per il suo impegno e per le sue qualità di scrittrice, coltivate sin da quando era piccola, il presidente Mattarella l'ha nominata al Fiere della Repubblica. Ciao Elena, ben arrivata. Ciao, grazie a tutti, grazie di avermi invitato a partecipare a questa Fast Conference. Sono molto felice di essere qui. Anche noi siamo molto felici di averti con noi. Davvero, dicevo, una super ospite, perché alla tua giovane età hai già un'enciclopedia di libri prodotta. Allora, vado subito con la prima domanda, che poi sono una batteria di domande che vogliamo farti. Iniziamo dalla prima. Come sei arrivata così giovane alla scrittura e quali esperienze ti hanno avvicinata a questa forma di espressione di te? Allora, mi piace sempre fare un esempio quando mi viene posta questa domanda, anche per esempio dai miei compagni di classe. E perché scrivo, nel senso... In che modo alla mia età mi sono avvicinata alla scrittura? Ecco, questa è una domanda che per me è praticamente incomprensibile, perché la scrittura per me è un atto istintivo, quasi come quello di respirare o di mangiare, di bere. È qualcosa insito nella mia natura e i libri, le parole, è come se fossero il mio ossigeno per respirare. E, fin da piccola sono stata una grandissima lettrice, come penso possa testimoniare la libreria che vedete alle mie spalle. E appunto leggendo i libri, immergendomi nelle storie, impersonandomi in tutti i personaggi che, di cui appunto leggevo le imprese, le azioni, ecco, mi è venuto spontaneo iniziare a scrivere anche delle storie mie. Penso che in realtà ancora prima della scrittura sia venuta la lettura, ma soprattutto anche il tema del gioco. Con i miei genitori, con i miei amici, svolgevamo moltissimi giochi di ruolo in cui io, diciamo, tenevo le redini dei personaggi e fin da quando ero piccolissima, quindi i personaggi sono stati qualcosa... una parte integrante della mia esistenza e sono diventati sempre dei miei più cari amici. E, ho una grandissima fantasia e in qualche modo ho dovuto liberarla sui fogli di carta con appunto l'inchiostro della mia penna. E, diciamo, ho sempre trovato anche delle persone comunque che mi hanno sostenuto, una bellissima classe, una famiglia che mi ha appoggiato in tutto quello che facevo, nei concorsi letterari che ho vinto,
a cui ho partecipato appunto e anche appunto nella pubblicazione dei miei due libri, che per me sono i primi due mattoncini di una casa più grande che poi vorrei costruire in futuro. Bene Elena, grazie, grazie per la tua freschezza, per la tua testimonianza con cui ci trasmetti la bellezza di poter trovare il proprio canale di espressione. E allora vorrei chiederti che cosa è successo e come hai vissuto quando sono arrivati i riconoscimenti per il tuo lavoro, i tanti premi, la pubblicazione dei tuoi romanzi, adesso anche l'onorificenza del presidente Mattarella. Come ti sei sentita chiamata a rispondere? Cosa hanno suscitato in te? E che testimonianza vuoi dare ai tuoi coetanei? Allora, vorrei subito iniziare parlando di quando è arrivata la notizia della mia nomina ad Alfiere della Repubblica. Ero appena tornata a casa da scuola, avevo praticamente ancora lo zaino sulle spalle e mio padre mi prende da parte con un'aria, diciamo, di chi ti nasconde qualcosa e vuole fare di tutto per fartelo sapere. E lì per lì non sapevo cosa pensare, stavo iniziando a preoccuparmi e niente, mi dice la realtà, ossia che sono stata nominata dal Presidente della Repubblica un alfiere appunto di questa bellissima Repubblica, la Repubblica Italiana. E non ci credevo assolutamente, ancora adesso stento a crederci. Mi sono messa a piangere veramente, ho iniziato ad abbracciare i miei genitori e sono veramente onorata per questo riconoscimento, che è un riconoscimento alla mia passione in primis e anche al mio impegno e soprattutto al messaggio che voglio trasmettere. Io penso che non sia mai troppo piccoli per fare la differenza o comunque per inseguire i propri sogni, la propria passione. E anzi, penso che iniziare presto, quindi sin da ragazzi, comunque di anche più tempo per imparare, quindi sbagliare e riuscire in qualche modo a migliorarsi. E i giovani io penso che siano la chiave un po' del futuro e quindi però non gli sono ancora state distrutte le illusioni della giovinezza e quindi ecco, penso che iniziare a inseguire la propria passione significhi inseguire un sogno e crederci, ed è questa la cosa bella secondo me dei ragazzi, soprattutto quelli di oggi, che credono nella propria passione e io penso che nessuno dovrebbe mai tarpare le ali a quei ragazzi che vogliono provare fin da subito a costruire qualcosa per il loro futuro. E io non so se la scrittura diventerà il mio mestiere, il mio lavoro, la mia professione. So solo che continuerà a essere la mia grande passione e mi accompagnerà sempre durante la mia vita. Bene, Elena, ancora ci stai invitando a non smettere mai di sognare, no? Stai invitando i tuoi coetanei a non farlo, no? E a proposito di sogni, a proposito di futuro, quali sono i progetti per il tuo futuro? Come ti immagini tra qualche anno? Che desideri vorresti realizzare? Allora, diciamo che l'unica cosa che vorrei veramente in questo momento per il mio futuro è quella di continuare a scrivere e di continuare a coltivare la mia passione, le mie passioni e soprattutto quella di essere felice, quindi quella di trovare sempre delle persone che mi possano capire, mi possano sostenere in quello che faccio e soprattutto continuare a credere nei miei sogni, in quello che faccio e riuscire appunto a, come Cenerentola in qualche modo, a far diventare i miei sogni realtà e forse anche aiutare le altre persone a combattere per le proprie idee che magari
sono diverse dalle mie, ma che comunque attraverso qualsiasi forma di espressione, quindi la scrittura, l'arte, la parola, l'oratoria, ma qualsiasi gesto, appunto, possono contribuire a rendere il mondo migliore, almeno il loro, o almeno quello, quello delle persone che li circondano. Ecco, arrivo a te con l'ultima domanda, che è quella che stiamo ponendo a tutti i nostri relatori, è la domanda del festival. Partendo proprio dalla tua esperienza, in che modo gesti e azioni concrete possono contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti? Io sono una ragazzina e quindi parlo per i ragazzi come me. Io penso che la base più importante per costruire un futuro migliore per tutti a livello economico, sociale, culturale, sia la scuola, quindi l'istruzione. Penso che comunque il diritto all'istruzione sia uno dei più importanti nella società, proprio perché è attraverso la cultura, attraverso la comprensione delle idee, che appunto anche i ragazzi comunque delle famiglie più disagiate, in una situazione difficile, possono comunque costruirsi un futuro migliore anche a livello economico. E in questo senso penso che quella che poi è stata la DAD, che ha recluso nelle case milioni di studenti davanti a un computer, comunque abbia influito negativamente su poi quella che è tutto il discorso dell'istruzione, perché si sono acuite le disuguaglianze sociali, quindi delle famiglie con meno mezzi, anche una tecnologia comunque vacillante, ecco, hanno avuto delle difficoltà nella prosecuzione dell'istruzione, della scuola, ma penso che quello che è poi il 2021 e il futuro 2022 potrebbero essere degli anni in cui l'istruzione si rivelerà ancora più importante per costruire un futuro migliore insieme a tutti. E come ultima cosa vorrei dire che io penso che l'economia in generale non sia soltanto un accumulare, diciamo, ma più che altro un condividere. E infatti condividere contribuisce a migliorare la società, a migliorare il mondo di tutti e quindi di conseguenza anche il nostro. E appunto per avviare un'economia che non sia solamente finalizzata diciamo all'arricchimento della persona, ma proprio all'arricchimento del genere umano in generale. Grazie Elena, grazie per averci espresso davvero con tanta freschezza e con tanta bellezza la tua esperienza, per averci raccontato di come i sogni, i desideri possono diventare subito realtà. Grazie per averci parlato dei sogni, dei desideri, dell'importanza di credere nelle proprie passioni, dell'importanza grande della cultura che ci aiuta a crescere sempre più come persone libere. Grazie ancora Elena, ringraziamo anche tutti i nostri relatori di questo primo ciclo di Fast Conference che ritorna domani alle ore 14. Vi aspettiamo. Grazie anche a Valentina. Grazie a te, Sor Valeria, grazie ai tecnici che ci hanno seguito e davvero buon festival a tutti.